Oggi siamo qui come Centro Sociale Scatasuna in questa iniziativa di screening di quartiere, ovvero di test rapidi e gratuiti per insomma, gli abitanti del quartiere Vanchia, in un momento comunque molto delicato poiché i contagi aumentano e questa iniziativa insomma, serve a rendere accessibile il tampone per una sorta di prevenzione per tutte quelle persone che magari non possono permetterselo perché ovviamente in una situazione di emergenza sanitaria, c'è anche una situazione poi di emergenza anche sociale, economica e dunque insomma siamo qua oggi per dare la possibilità a tutti e a tutte di farsi un tampone per essere più sicuri, per vedere anche insomma una sanità magari più giusta, più equa e soprattutto più accessibile a tutti e a tutte. Oggi qui stiamo facendo intanto un po' di informazione per chi ha bisogno magari di sapere qualcosa di più sulla prevenzione della trasmissione, sul fatto di avere magari diritto al vaccino o altre cose. E in più stiamo effettuando dei tamponi antigenici rapidi che ci sono stati forniti dalla Regione Piemonte su richiesta appunto dell'associazione, di questo gruppo Torino Street Care per dare assistenza e ci permette quindi di fare uno screening a bassa soglia con i risultati immediati a persone che magari altrimenti non avrebbero chiamato il loro medico, non avrebbero prenotato, non sarebbero andate a fare il tampone. Abbiamo dovuto fermare le prenotazioni già qualche giorno fa perché la richiesta è stata molto, molto elevata, molto probabilmente rifaremo l'iniziativa e per ora siamo circa un'ottantina di persone dalle 9 alle 13 a Scaglioni ovviamente per evitare assembramenti che si sono presentate e si presenteranno qui nelle prossime ore. Come sempre, quando la salute si avvicina alle persone e non sono le persone a doversi avvicinare alla salute, si crea un dialogo. È proprio una porta che si apre in un senso e nell'altro rispetto semplicemente a una porta o chiusa o che si apre solo da un lato. Poi perché appunto è così di bassa soglia, cioè tu vieni, fai il tampone, non devi sottostare alla prenotazione, alla chiamata dell'ASL e non è una via preferenziale, è semplicemente un raccogliere persone in più, perché tanto chi ha avuto un contatto, chi è preoccupato, chi ha bisogno, in ogni modo sente il suo medico. Storicamente, quando mettiamo insomma, in campo queste iniziative, perché vediamo che c'è una grande necessità, una grande anche esigenza del quartiere, ed essendo dentro al quartiere stesso, vivendolo quotidianamente, ci siamo accorti insomma, che lo stesso quartiere comunque chiedeva che si facessero delle iniziative come questa. La cosa che ci ha colpito di più, oltre ovviamente ai contagi che aumentano sempre più, è come anche la politica, come anche i politici cercano di scaricare le proprie responsabilità sugli individui, additando insomma, magari i giovani come come gli untori, una specie di caccia all'untore, mentre in realtà ci si contagia nelle scuole, soprattutto nei posti di lavoro e quant'altro. E quindi iniziative come queste servono anche magari a far stare tranquilli in un momento in cui non c'è solamente un'emergenza sanitaria, ma anche un'emergenza magari anche psicologica che deriva appunto dai periodi di lockdown e da piccole aperture che insomma ci stanno portando sempre più a essere poveri e sempre più stanchi e abbandonati a noi stessi.